ringrazio, vado subito al punto per recuperare un po' di tempo, anche perché è già stato detto benissimo dal collega Bianchi quanto sia importante e rilevante il capitolo dell'educazione e della ricerca, perché la ricerca, grazie anche al fatto che si sia fatto un ministero separato di università e ricerca dall'istruzione, dovrebbe dare una maggiore forza alla ricerca italiana nel recuperare quello che non ha fatto o non ha fatto in tutti i sensi negli ultimi anni. Per parlare brevemente, io prendo tre descrittori del nostro sistema per vedere poi quali sono i divari principali e che cosa fare in una, appunto, Italia che vorremmo. Tre descrittori sono: il primo è il prestigio. Uso apposta questa parola prestigio, che può piacere o non piacere, ma è proprio la parola che include non solo elementi quantitativi ma anche elementi qualitativi che riguardano la reputazione delle nostre università, del nostro sistema di ricerca, e che si collegano direttamente all'attrattività, perché più una struttura ha alta reputazione più l'attrattività è alta, e quindi si collegano anche alla qualità del reclutamento, alla capacità adattativa che ha bisogno, tutta una serie di fattori, ed è un elemento che viene sempre portato in Italia come un elemento diciamo così di confronto in negativo con altri paesi. Altri paesi hanno università più prestigiose delle nostre? Non lo so. Il punto è che in Italia ci sono università in questo senso più o meno prestigiose, perché l'Italia da tempo ha scelto di fare un sistema della ricerca, un sistema dell'università. Ne abbiamo più di 80 sparse sul territorio, dalle più piccole alle più grandi, da quelle più famose a quelle meno famose, ma ognuna è inserita in un territorio per delle funzioni non solo di carattere formativo ma anche di presidio territoriale, di struttura di riferimento, di struttura che voglia crescere. Allora, quando si parla di prestigio nel nostro sistema italiano, dobbiamo valutare che abbiamo un sistema e non una eccessiva suddivisione e frammentazione, ma bisogna allora fare operazioni di sistema. Il secondo aspetto, il secondo descrittore delle nostre università è quello che riguarda ovviamente la formazione. La formazione nelle nostre università, l'alta formazione, è ancora qualitativamente, se non quantitativamente, buona. Lo si dimostra da quanto i nostri giovani laureati abbiano successo all'estero, forse più che in Italia, però ha due problemi. Il primo problema è che per anni si è un po' dimenticata la dimensione internazionale della formazione, e questo ci ha lasciato indietro rispetto ad altri paesi. Il secondo problema è che non ha adottato dei metodi sufficientemente rapidi ed efficaci per adeguare la propria formazione a un mondo che sta cambiando la classificazione dei saperi, e che quindi addirittura scardina questa classificazione. E il nostro modello, che invece è molto incentrato sulle discipline, sui settori disciplinari, non riesce ad adeguarsi a sufficienza a questa rivoluzione dei saperi. Il terzo e ultimo descrittore è quello ovviamente della ricerca e della valorizzazione dei risultati della ricerca. Questi sono due concetti che devono andare insieme, strettamente insieme. Da tempo io continuo a dire che il processo che porta dalla ricerca all'utilizzo e al business è un processo non seriale ma parallelo, è un processo che avviene in maniera molto diciamo variegata, non è sicuramente ottimale in questo momento nel nostro paese. Noi siamo ancora competitivi per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche. Caliamo quando parliamo di brevetti, quando parliamo di spin-off, di start-up, trasformazione appunto delle conoscenze in produzione.
ma non solo trasferimento tecnologico, qui intendo anche servizi che università ed enti possono offrire, ritorna a quella dimensione anche sociale e territoriale che rientra nel concetto di prestigio. Il fatto che poi negli ultimi anni non si sia investito molto nel sistema può rendere anche meno competitiva l'Italia anche dal punto di vista proprio della competitività scientifica, e lo vediamo anche nello scardinamento dei nostri atenei del concetto di scuola, ovvero di quello scambio positivo fra docente e discente nel portare e dare futuro al capitale umano qualificato che serve a tutti, inclusa l'università. Allora, se vogliamo riassumere i divari che questi tre descrittori hanno, sono i divari che abbiamo inserito nel Piano Nazionale Ripresa e Resistenza e sono quelli su cui bisogna lavorare in maniera particolare. I divari territoriali, ritorna il concetto di sistema, i divari territoriali nel sistema universitario della ricerca sono molto evidenti, c'è un flusso e una migrazione di richieste e di attrattività dal sud al nord e dal nord verso l'estero, questo è un flusso che continua da molto tempo e non è solo una questione però di nord-sud, vorrei dire, è una questione anche di grandi città e aree interne, è una questione a macchia di leopardo che deve essere in qualche modo affrontata per alzare l'asticella media. Il divario generazionale, questo è forse uno dei dati più preoccupanti del nostro paese e affligge anche il sistema dell'università e della ricerca. L'età media dei nostri docenti, professori ordinari, è 59 anni e siamo scesi negli ultimi anni, se includiamo ricercatori e associati, a 52 anni perché ci sono state immissioni con questi piani straordinari dei ricercatori. Però è un'età decisamente superiore rispetto alla media europea. Bisogna favorire l'ingresso delle nuove generazioni nel sistema dell'università e della ricerca, perché analogamente gli enti di ricerca e strutture che si dedicano prettamente alla ricerca soffrono di questa problematica. Il divario di genere, questo se ne è parlato tanto e affligge in modo particolare il nostro sistema sia per quanto riguarda le carriere che per quanto riguarda le scelte delle, soprattutto delle donne verso le cosiddette le materie STEM, che continua a essere basso e che si collega direttamente, io credo, a quello che la scuola può fare a partire dalle bambine, a partire fin dai primi anni. E comunque è un divario che riguarda tutte le fasi, dall'orientamento in ingresso all'università all'orientamento in uscita. E infine il divario digitale, di questo si è già detto molto, c'è stata una bellissima presentazione qui fatta, è un divario che per quanto riguarda il nostro sistema è bilaterale, nel senso che da un lato l'università e gli enti hanno una grande responsabilità e anche opportunità di colmare la carenza delle competenze digitali fornendo formazione che deve essere trasversale ai corsi e dall'altro hanno anche il compito di formare i nuovi specialisti del futuro che mancano e che le università hanno iniziato con nuovi corsi che scardinano un pochino alcune delle nostre architetture ma sono ancora poche e devono aumentare molto. Vado velocemente, quindi avendo elencato queste criticità, a quali sono, senza dire cosa ci piacerebbe, perché credo che questo possa essere comune a tutti noi, ma come farlo? Ovviamente oggi è stato detto molto, abbiamo un'occasione unica perché abbiamo un'occasione di finanziamenti mai visti prima e in questi finanziamenti dei 30 miliardi riservati al Ministero dell'Istruzione e dell'Università 11 miliardi sono riservati alla ricerca, quindi è un momento veramente particolare ed è un momento nel quale il governo, e devo sempre ringraziare il ministro Franco anche per questo, non
vuole solamente sfruttare quello che abbiamo a livello europeo, ma vuole implementare anche delle forme stabili anche di finanziamento competitivo di alto livello, come il Fondo Italiano per la Scienza, che servano poi a creare una continuità quando fra 5 anni questi finanziamenti non solo finiranno, ma dovremo iniziare a restituirli, per dare una linea, perché uno dei problemi principali che abbiamo avuto è quello della programmazione. Non puoi programmare, non puoi pensare a un sistema universitario di ricerca utile al paese se non lo programmi almeno su base quinquennale, se non triennale, se proprio non si può. Ogni anno non sappiamo quali saranno le risorse, non sappiamo quali saranno gli investimenti più importanti da fare, e questo è particolarmente penalizzante. Accanto al finanziamento occorre veramente lavorare moltissimo sugli interventi normativi e regolamentari. La prima cosa che ho detto quando ho avuto il piacere di partecipare a una riunione al Ministero del al MEF è stata: tutti questi fondi senza riforme non sapremo come metterli a terra, non riusciremo a renderli efficaci. Noi dobbiamo creare da un lato un aumento della nostra popolazione competente e con un livello di conoscenza adeguato ad affrontare la complessità, dall'altro dobbiamo portare la ricerca ad essere un elemento di sviluppo e di sviluppo economico, facendo rete e creando masse critiche e creando un rapporto fra pubblico e privato semplice, normale, che non sia regolato da una serie di vincoli e di paletti che attualmente ci sono. Quindi credo che il punto fondamentale in cui siamo oggi è quello che dobbiamo combinare una forte apporto e finanziamento importante che ci rende tutti responsabili, con una revisione di tante delle nostre, qui ovviamente si è parlato delle grandi riforme, ma ce ne sono anche tante piccole, da quella della brevettazione e delle proprietà intellettuali a quella delle carriere. Non ho parlato della fuga all'estero perché ne parliamo già così tanto, ma uno dei problemi per cui i ragazzi vanno all'estero non è intanto sono i salari più alti che hanno all'estero rispetto a noi, questo è indubbio, ma poi è che l'incertezza nel mio settore delle carriere, quindi bisogna lavorare perché ci sia un'attrazione verso i giovani nelle università e negli enti, definendo un percorso e cercando di mettere ordine in quello che ordine non ha già da molto tempo. Bisogna anche lavorare molto con il Ministro Bianchi, lo stiamo facendo, nel capire che noi abbiamo bisogno di un numero aumentato complessivo di persone competenti, che queste facciano dei percorsi di laurea o dei percorsi di ITS. La cosa importante è che riusciamo a rendere questi due filoni attrattivi. E che abbiano la dignità e la forza che devono avere. Quindi un grande sforzo e un grande investimento per dare a questo Paese le competenze di cui ha bisogno e per fare insieme quella trasformazione della nostra ricerca di cui di tanti anni parliamo, ma ancora non è successa. Grazie.